Una sezione intitolata Giulio Andreotti, un nuovo punto d'incontro per tornare alle origini, dove si ricomincerà la politica partecipata per tutti gli esponenti e simpatizzanti dello scudo crociato. Il nuovo sportello della Democrazia Cristiana del Frusinate è stato inaugurato a Pontecorvo. Il rapporto dei partiti nazionali, al di là perciò delle militanze di ognuno di noi in consigli regionali, nelle assemblee parlamentari, a livello locale stenta a ritrovare un contatto. E penso che quella di oggi sia una cosa importante per rimettere insieme i cittadini che amano il loro territorio e incominciare a traguardare come nuclei di comunità. Vediamo cosa succede. La sede si trova in via della Libera 57. L'intento degli esponenti è quello di trasformarla in un nuovo punto fermo della politica sociale del territorio. Pontecorvo è stata da sempre un punto fermo della Democrazia Cristiana e storicamente in Pontecorvo è forte questo sentimento per i valori come la famiglia e il diritto alla vita. Il nostro obiettivo è senz'altro quello di ricostituire questo punto fermo all'interno del nostro paese e ci proveremo con grandi motivazioni e saremo sempre disponibili per riportare la politica dal cittadino. Anche a Pontecorvo nasce la Democrazia Cristiana, fondamentale credo questo partito per recuperare i valori di una società fortemente in crisi, sotto tutti diciamo, gli aspetti. I valori della Democrazia Cristiana in fondo sono i valori cristiani. I valori cristiani sono intramontabili per qualsiasi epoca, per qualsiasi periodo, perché è lì che risiede i principi fondamentali per poter dire che una società è civile.